un check-up dell'Abruzzo, della sua configurazione economica, industriale e delle nuove dinamiche in corso. Il nono censimento redatto dall'Istat fotografa un Abruzzo in cambiamento, dove si assiste alla frammentazione del sistema imprenditoriale, in cui prevalgono imprese piccole e di piccolissime dimensioni, dove le industrie perdono occupati, dove il terziario riacquista forza lavoro, dove la pubblica amministrazione riduce i servizi e il no profit si impenna con cifre elevatissime. Sì, un'evoluzione che naturalmente fa riferimento al 2011. I dati si riferiscono appunto alla realtà economica e quindi anche conseguentemente sociale che si intravede dietro appunto al tessuto economico del 2011. E possiamo confrontare questi dati con quelli del censimento precedente, quindi del 2001. È chiaro che in quest'arco di tempo è intervenuto un fatto assolutamente insolito, una crisi economica di proporzioni, di durata come tale che non si erano mai, come dire, sperimentate prima nella nostra storia. Un insieme di dati statistici che poi rimandano ad un'analisi più profonda, più evoluta, che rimanda inevitabilmente ad una previsione per il futuro, che tutti cercano di interpretare. Cosa significano tali cambiamenti e che tipo di economia può prospettarsi con queste premesse? A rispondere c'è Raffaele Malizia, direttore centrale per lo sviluppo dell'Istituto Nazionale di Statistica. Ci sono però negli stessi ambiti sia le imprese che il non profit che crescono. Allora qui nell'impostazione ad esempio di una politica in questi settori è importante tener conto di quelle che possono essere le sinergie che con non solo le imprese ma con il terzo settore si possono mettere in atto per, come dire, poi alla fine produrre servizi e assicurare quei livelli delle prestazioni che non necessariamente debbono essere assicurate direttamente dalla pubblica amministrazione, ma in termini di governance certamente sì.